Ore 21 e 2 minuti, buonasera dallo studio centrale di TV6, un nuovo appuntamento con Replay. Il Pescara ancora sconfitto fuori casa, una serie negativa nelle ultime 4 gare, 2 pareggi e 2 sconfitte. Nuovamente un calo preoccupante per la squadra di Zauri. A Frosinone il Pescara non ha convinto sul piano del gioco, per di più è uscito sconfitto e nuovamente sul banco degli imputati l'allenatore Luciano Zauri per le sue scelte, per come ha parlato anche a fine gara. Avremo un motivo dunque di discuterne in studio. Abbiamo titolato questa sera "Non sfasciamo l'albero di Natale", inerente soprattutto al modulo che aveva portato il Pescara ad ottenere una serie positiva. Zauri aveva trovato probabilmente il modulo giusto, ma capiremo in studio se si tratta soltanto di sistema di gioco oppure di atteggiamento o di qualcos'altro. Ne parleremo con i nostri ospiti. Totò De Leonardis, buonasera Totò, ben rivisto, un bentornato nel nostro studio, all'imprenditore Antonio D'Angelo, titolare di Notti d'Oro. Buonasera D'Angelo, grazie per essere qui con noi. A fianco a D'Angelo abbiamo il collega Luca Pennini. Buonasera Luca, ben rivisto. Poi salutiamo Riccardo Clinco, buonasera Riccardo, e salutiamo anche Francesco Di Francesco. Buonasera Francesco. In regia come sempre andiamo a salutare Andrea Costantini, buonasera Andrea. Buonasera Enrico, buonasera a tutti gli ospiti in studio e gli amici da casa. Subito notizie dai posticipi, perché in Serie A si sta giocando Cagliari-Lazio, siamo quasi al 20°, Cagliari in vantaggio 1-0, rete di Simeone, ma si è sbloccata anche la partita di Serie B tra Trapani e Pisa, la partita è iniziata da 4 minuti e al secondo minuto Pinato ha portato in vantaggio il Pisa, dunque Trapani 0 Pisa 1, si gioca anche Reggio Audace-Padova per il girone B di Serie C, 0-0 il parziale. E dalla Serie C arriva la notizia principale di giornata, perché in sostanza è stato proclamato dal presidente Ghirelli lo sciopero per il prossimo weekend, dunque non si giocheranno le gare di Serie C il 21 e 22 dicembre, però mercoledì 18, quindi dopodomani, ci sarà l'incontro con il ministro dell'economia e finanze Roberto Gualtieri sul tavolo il tema della defiscalizzazione. Se dovesse essere proficuo questo incontro, il presidente Ghirelli potrebbe togliere lo sciopero. Vedremo, a te. Grazie Andrea. Allora, periodo di Natale, periodo di feste, questa sera improntremo anche un collegamento con il Temple Bar di Pescara per la festa della voce dei pescaresi. Ecco, la nostra troupe è già arrivata sul posto, poi ci saranno anche dei personaggi del mondo calcistico, c'è per noi la troupe della GT Fotovideo con Stefano Recanati, quindi ringrazio sin da ora i colleghi presenti qui nel pub del Temple Bar di Pescara. Allora, iniziamo subito, perché il titolo può lasciare diverse interpretazioni. Chiedo subito agli amici in studio: qual è il problema del Pescara? Il sistema di gioco, l'atteggiamento, le scelte dell'allenatore o qualcos'altro? Totò. Ma io credo qualcos'altro, la cosa principale, c'è stata tutta una serie di problemi. Secondo me in questo momento questo albero di Natale ha qualche ramo secco di troppo, nel senso che non è l'albero di Natale che avevamo visto all'inizio di questa fase, che è stata così bella. In questo momento il Pescara è una squadra che ha perso parecchio, non tanto nell'atteggiamento quanto nella qualità dei giocatori. Cioè rinunciare a avere senza Palmiero, con Borrelli che più o meno insomma sta ancora facendo un processo di crescita che è ancora tutto da vedere. La squadra in questo momento, credo che secondo me il fatto che Zauri abbia cambiato più volte è perché secondo me non è convinto proprio della forza di questa squadra in questo momento, che non riesca. Del resto nella partita, in poche partite, come si può cambiare totalmente lo scenario? Ma guarda, io ti ripeto, a mio avviso io ho visto questo calo soprattutto di qualità della squadra, voglio dire, perché sicuramente Castanos non è Palmiero. Sicuramente Borrelli non è il giocatore, voglio dire, in quel momento era funzionale per la squadra, però la squadra che giocava quasi
quasi a memoria. Il portiere è un altro peso notevole in questo momento. Inutile, ma quindi tante criticità le tante criticità credo che abbiano portato a questa, anche un po' a snaturare questa squadra. Del resto, non andiamo ad analizzare la partita di l'ultima, voglio dire. Il primo tempo è stata una gara equilibrata in cui il Pescara ha tenuto il campo comunque. Io proprio all'intervallo ho fatto un intervento con Andrea Costantini e ho detto la mia preoccupazione è soprattutto la panchina del Frosinone, perché il Frosinone può mettere in campo Dionisio Trotta e ti cambia la partita. In effetti però anche prima non c'erano questi giocatori in panchina. Sì, esatto, però non c'era nemmeno il Frosinone. Vuol dire, il primo tempo non è stata una partita in cui il Pescara ha subito e il Frosinone. Partita però è noiosa. Stata una partita noiosa, cioè, noiosa. Sicuramente noiosa. È stata una partita noiosa. Il problema, a mio avviso, è che non hai le carte giuste per cambiare in questo momento, a mio avviso, e soprattutto credo che non l'abbia nemmeno fino a che non verrà riaperto il mercato, perché a mio avviso la necessità di una punta, anche di un centrocampista, per completare questo discorso. In effetti la partita l'ha cambiata Dionisi, con due azioni, uno un gol, un assist e un gol, è finita la partita. Però tu sai bene che, questo cerco di coinvolgere un po' tutto lo studio, la domanda più ricorrente è perché cambiare, non giocare senza attaccanti, quindi la rinuncia alla fase offensiva, perché il possesso palle è stato sterile, mentre a Perugia la squadra è apparsa anche più viva. Sì. Qui proprio si è calciato in porta la prima volta al 75. No, quello che ti sto dicendo io, perché, e non è perché mancava Borrelli davanti che ha giocato in questo modo, ti voglio dire, in questo momento a mio avviso la squadra ha delle carenze notevoli, soprattutto. Però ci sono degli elementi diversi come caratteristiche, se non giochi il Borrelli, Mancini e Galano difficilmente possono fare quello che fa il Borrelli di turno. Cioè si è rischiato un po' troppo, lo chiedo un po' a tutti quanti, cerchiamo di capire. Io sono scettico proprio perché vedo, voglio dire, alla fine, ripeto, il Frosinone ha messo Dionisi e ha fatto quello la differenza. Sì, no, aspetta, sì. Noi ne abbiamo messi due, cioè Borrelli e Maniero, non sono riusciti a fare un tiro in porta. Abissare il contrasto. Chi è d'accordo con queste analisi di Totò, pure vuole aggiungere altro? Allora, D'Angelo. Secondo me è cambiato proprio l'atteggiamento nelle ultime 3-4 partite. Già dalla partita con la Cremonese si è vista la squadra impaurita. Questo è, cioè il primo tiro, tra l'altro l'ultima l'abbiamo fatta al 74, il primo tiro in porta contro il Frosinone è stato fatto al 74esimo con Galano, un tiro da fuori area abbastanza sterile. Secondo me non è neanche malvagio questo allenatore, però è come se avesse dato un attimino l'impressione del prima non prenderle, per cui di andare sempre a non offendere, stare lì in attesa. Che poi non rientra nella sua mentalità. Che non è nella sua mentalità, perché nella primavera ci ha fatto vedere cose diverse ed è stato preso proprio per valorizzare anche dei giocatori un po' in quindi diversi. È azzardato dire che Zauri nelle prime 7 partite stava studiando un po' la squadra, sì, e non rendeva. Poi aveva trovato una formula giusta anche con grandi prestazioni. Esatto. Adesso sembra di essere tornati un po' all'origine, però con problemi diversi. Secondo Luca. Me è impaurito. Intanto è vero che l'assenza di Palmeiro può essere un elemento che ha indotto Zauri a cambiare, però cambiare così è difficile da spiegarsi il perché. Solo lui probabilmente può dirci perché contro la Cremonese e contro il Frosinone si è messo è tornato ad una difesa a 3 che aveva fatto fatica quando era stata chiamata. A Frosinone rinunciare a Borrelli, al di là delle qualità del ragazzo, che comunque secondo me quando è stato chiamato in causa ha sempre fatto il suo, è stato un segnale chiaro alla squadra: pensiamo a non prenderle e poi vediamo che succede, ci affidiamo ai guizzi di Galano non rientra proprio nel modo di pensare di Zauri il prima non prenderle, ma è strano, però è questo secondo me il segnale, forse che è stata questa l'impressione che ha dato, ma non è che lui ha detto i fatti hanno dimostrato questo. Pescara, l'abbiamo detto più volte, il primo tiro è il 75esimo, sì, dopo essere andata sotto. Di certo anche le assenze hanno pesato, hanno anche quella di Bettella in difesa. È un momento che quello che fa gli esce male. Quando aveva cambiato con il Benevento sembrava che aveva trovato la ricetta magica, poi la cambiata e tutto quello che fa non gli riesce. Forse oggi sembra momento. Anche semplicistico motivare il tutto con il cambio di modulo, perché probabilmente c'è qualcosa che non funziona anche nelle alternative che ci sono in panchina. Riccardo, può anche essere questa una chiave di lettura o no?
Sì, assolutamente sì, ma credo che anche la mossa di mettere Memuscià dietro le punte, che non c'è mai stato perché lui praticamente ha fatto la mezzala, e quindi mancava proprio il rifornimento, nel senso che noi avevamo questo maledetto, lo dico maledetto, possesso palla che non serve a niente. Adesso il primo che vince che il possesso palla finalizzata non tira in porta, che non serve, quando le altre squadre fanno tre passaggi e tirano in porta. Questo possesso palla ha portato ad un primo tempo dove le due squadre sono praticamente annullate. Sì. Anzi, peggio infusione, perché nemmeno il possesso palla. E secondo tempo ha perfettamente ragione Totò. Loro avevano i cambi che ha cambiato la partita, li hanno utilizzati, noi purtroppo non avevamo cambi all'altezza. Ma al di là di questo, anche sul discorso della squadra rinunciataria, sì, è sembrato un po'... Sai quando, impaurita quando non voglio prendere gol, ho preso gol. Questo mi è sembrato. Io credo che così, serenamente dico, forse è andato per fare 0-0, ho detto io congelo la partita, perché noi non l'abbiamo tirata in porta, mai. Abbiamo cercato di chiudere le loro offensive sulle fasce, ci siamo messi lì e aspettavamo, con questo benedetto possesso palla. Ma possiamo pensare nulla. Veramente no. Che Zauri dica no. Ai giocatori, no, detto, andiamo lì per scusami, non prendere gol, detto, no, cioè... Ho detto da spettatore, uno guarda la partita e dice, l'impressione è stata, facciamo 0-0 e andiamo tutti a casa. Non c'è un allenatore. Ma se questo era il pensiero, allora non ha detto che il ci pensiero. Tenevamo pillon, no? Perché bravissimo. No, ma voglio dire, però non era la lettura... No, che era anche redditizio poi in fase offensiva, cioè se vogliamo sì, ma speculare sul risultato, la partita non è stata spenta, cioè. Sì, però non è stata una gara difensiva, cioè lui no. Fatto il primo tempo la palla ha tenuto quasi sempre in Pescara, quindi non ha fatto una gara difensiva, ha fatto una gara sterile, sì. Perché in questo momento a mio avviso la squadra non è in grado, di dare qualcosa in più. Il problema vero, e io credo che insomma l'allenatore penso che la squadra la vede, e le sue scelte sono dettate, io credo, anche dal fatto che lui non sia convinto in questo momento di alcuni uomini che gli possono dare qualcosa in più. Non ci stanno, a mio avviso non ci stanno. Questo problema, a mio avviso, si risolve solo col mercato. Deve essere un mercato, lo deve fare, perché ragazzi, Tuminello ci manca dall'inizio, Palmiero ci manca quasi dall'inizio, e voglio dire, il portiere però Totò intanto te la giochi, così sì, come te la era giochi, successo però, nelle però io voglio partite, dire, dove, voglio Empoli, dire che in questo momento è anche facile fare. Ma io faccio sono d'accordo con te, non sì. Credo che lui abbia detto copriamo, no, esatto, anche attenti, perché non è stato questo il segnale che ha dato la partita, anzi faceva specie il Frosinone che si adeguava al gioco del Pescara e aspettava. Francesco? Ma non c'è un allenatore al mondo, io credo, che dica alla squadra apertamente di coprirsi, di fare attenzione. Speculare sul risultato, ce ne sono tanti in trasferta. L'interrogativo Romignani lo faceva. Scusa, sì. Io non ho detto questo. Ho detto che chi vedeva la partita come me aveva questa impressione. L'impressione era questa. Certo, sì. Non ho detto che l'allenatore ha detto questo. A volte le scelte dell'allenatore condizionano poi l'atteggiamento in campo della squadra. Io dico che se questa squadra ha avuto un momento di brillantezza e nel gioco e nell'atteggiamento e nei risultati. Mi sembra che quel periodo lì d'oro Palmiero non abbia giocato sempre, quindi cominciamo intanto a mettere da parte... La partita migliore c'era. Sì, ma Palmiero ci ha fatto vedere quello che va. Però la adesso manca Palmiero, abbiamo fatto delle buone partite anche senza Palmiero, che è un'assenza pesante. La squadra sembrava, ecco, hai detto bene tu, avere una sua identità. Adesso il problema è capire, è difficile noi dal di fuori. Ne parliamo. Bravo. Perché di colpo questa squadra si è smarrita. Certo, le scelte di Zauri, che secondo me se fino a tre partite fa tutti avevano fiducia in Zauri, tutti dicevano bravo Zauri, mo di colpo non si può dire, no? Per alcune partite andata male, agli altri, esatto, no? E quindi la fiducia, se Zauri, non Zauri e tutto il resto. Capire perché si è passati da una fase così positiva in così poco tempo, sia non è che hai sbagliato una partita, due partite e poi sei tornato a giocare, e secondo me influiscono anche le scelte dell'allenatore, perché scendere in campo senza nemmeno un attaccante, quando Borrelli il suo lo ha fatto, non solo, ma tu così l'altro giorno hai messo da parte Borrelli
e hai bocciato apertamente quelle che sono le due alternative oggi a Borrelli. Se poi voleva essere un segnale alla società, come per dire, Borrelli fino adesso è andato bene, però punto a capo. Non c'è bisogno di fare questo tipo di interviene, se ne parla. Sì, se ne, cioè, se però ne l'impressione che tu dai è quella, ossia hai due alternative, Brunori e Maniero. Vabbè, Brunori non era disponibile, quindi Maniero. Maniero e non fai giocare Maniero dall'inizio, che si allena, è pronto e tutto il resto, quando non gioca Borrelli. Allora, alterneremo dallo studio. La formazione lascia perplessi, sì, e può condizionare. Adesso torniamo in studio perché ci colleghiamo con Stefano Recanati, che si trova al Temple Bar di Pescara per la festa della voce dei pescaresi. Buonasera Stefano. Allora, intanto sono già arrivati gli ospiti lì nel pub, è prevista anche la presenza di qualche dirigente del Pescara. Insomma, chi c'è al tuo fianco, Stefano? Buonasera Enrico, buonasera ai telespettatori di Replay, ai tuoi ospiti in studio. Sì, Temple Bar qui a Pescara si sta riempiendo per la festa di Natale della voce dei pescaresi. A fianco a me ho proprio il responsabile di questo quindicinale che trovate ogni qualvolta il Pescara gioca la sua partita in casa, e abbiamo proprio Marco Di Girolamo che salutiamo e a cui diamo il buonasera. Intanto buonasera a tutti gli ospiti, buonasera a tutti. Allora, questa festa prenatalizia per stare insieme agli amici, per stare insieme a chi vi aiuta a portare avanti questo quindicinale, ecco, un ringraziamento a tutti. Sì, certo, volevo ringraziare tutte quelle persone, tutte quelle attività che ci aiutano nel sostenere questo giornalino che è pluriventennale. Ce la stiamo mettendo tutta, stiamo andando avanti molto bene. Che dire, basta guardare la gente che c'è questa sera ed è veramente un bel risultato. Che significa portare avanti un giornalino, un quindicinale, e poi farlo leggere a tutti gli spettatori che ogni domenica arrivano allo Stadio Adriatico? Innanzitutto è una soddisfazione per noi che siamo comunque tifosi e crediamo e siamo, diciamo, attaccati a questi colori. È una cosa che è partita più di 20 anni fa e l'abbiamo mantenuta sempre nel tempo, con degli alti e dei bassi. Adesso stiamo tornando più forti di prima, nel senso che comunque abbiamo organizzato diversi eventi, tra cui uno domani mattina, sempre come la voce dei pescaresi, saremo presenti in alcuni reparti dell'ospedale civile di Pescara, quindi in pediatria, chirurgia, vabbè, questi reparti un pochettino un po' più particolari, dove andremo a fare i regali di Natale, saremo i Babbo Natale biancazzurri, diciamo, in un certo qual senso, dalla voce dei pescaresi. Enrico, Marco vi ascolta, quindi sì, se volete salutarlo e fargli qualche domanda. A parte i saluti, ho letto un titolo proprio sul vostro giornale, vietato mollare. A questo punto è proprio di attualità dopo i risultati non certo positivi delle ultime gare, no Marco? Sì Enrico, vietato mollare. Vietato assolutamente mollare, bisogna lottare fino all'ultimo minuto, la squadra, la società e tutti coloro che appartengono, il tifo, la tifoseria, tutti dobbiamo lottare fino all'ultimo. Noi siamo i tifosi, noi siamo gli sportivi, i tifosi, ci sono gli ultra, c'è di tutto. Abbiamo bisogno di ritrovare quella voglia di vedere la squadra che lotta, quella voglia di esaltarci che ci contraddistingue sempre, lo sai Enrico, lo sai come la pensi. 15 anni ha compiuto il vostro giornale, sì, giusto? Non ho capito, scusa? Quanti anni ha compiuto il vostro giornale? 20? C'è più di 20 anni, sì, qualcosina in più di 20 anni, però diciamo che ogni anno cerchiamo di organizzare un qualcosa prenatalizio per stare un po' tutti insieme con coloro che ci sostengono e con coloro che sono affezionati sia a questo giornale che ai colori biancazzurri. Va bene Marco, ringrazio te, ringrazio Stefano, torneremo da voi più tardi, grazie intanto per questo primo collegamento. Certo, sotto Natale si organizzano le feste, però poi se non arrivano i risultati, a trovare i sorrisi ce ne vuole, vero Tonino? Tu anche sei tifosissimo. Enrico, sì. Raddoppio del Pisa a Trapani, 2-0, Moscardelli. Moscardelli.
ragione. Io penso, Enrico, che... Noi fino a un mese fa sorridevamo con i risultati. Ma penso che adesso... È vero che la B è un po' altalenante. È altalenante, perché stiamo a 4 punti alla fine dal paradiso quasi, e anche 3-4 punti per non sprofondare. Però io penso che con qualche correzione che ci sarà a gennaio, questa squadra, se farà risultato col Trapani, facciamo le feste di Natale, penso che possa riprendersi. Ecco, ma questo vivere alla giornata, secondo voi, mette pressione anche al tecnico, alla squadra? Certo, sì. Chiedo un po' a tutti. Certo, sì. Luca? Vivere alla giornata, non so se mette pressione alla squadra. Io credo che nell'ultimo mese Pescara abbia perso tantissime occasioni per regalarsi davvero un Natale diverso da quello che sta vivendo. Se ripercorriamo mentalmente il film dell'ultimo mese con due pareggi subiti e due sconfitte, sono... davvero è difficile trovare le parole, perché una squadra che funzionava ha subito un blocco totale e dovrà essere bravo Zaro in questo momento a resettare, a trovare di nuovo la chiave giusta per... Ecco Luca, tu avrai sentito come tutti quanti noi un po' le dichiarazioni di fine partita, anche quelle hanno fatto discutere, cioè Zauri parla di buona prestazione, anzi facciamo una cosa, lo riascoltiamo a volo e poi commentiamo, perché Zauri in tutte le occasioni è stato sempre molto obiettivo, molto sereno, però questa volta forse ha valutato la partita, certo dall'aspetto suo ci può anche stare, no? Però dire ha fatto una buona prestazione, non demoralizzare nemmeno la può anche darsi, andiamola a risentire. Non è un periodo favorevole per il Pescara, né sul piano del gioco né sul piano dei risultati. No, secondo me abbiamo giocato bene, abbiamo perso, ci siamo giocati la nostra partita contro un Frosinone che non perde non so da quanto tempo, basterebbe guardare la rosa del Frosinone per parlare di altro probabilmente, però noi abbiamo perso, prendiamo atto della sconfitta, ma ci siamo giocati per lunghi tratti nella metà campo avversaria, l'avversario sta giocando in questo periodo in questo modo, noi avevamo preparato per andare in avanti e ci siamo riusciti, è chiaro che quando non fai gol è anche colpa nostra. Rifaresti le stesse scelte, cioè mandare in campo all'inizio questa squadra con questo modulo senza un vero attaccante? Assolutamente sì, la palla l'abbiamo avuta praticamente noi al primo tempo e nel secondo tempo chiaramente l'episodio ha condizionato la partita. Nel secondo tempo, quando poi chiaramente in svantaggio abbiamo cambiato, avete visto come velocemente è cambiata l'inerzia della partita con ripartenze loro, ma ormai la partita era girata a favore loro, ma non rinnego niente, anzi quello che volevo si è visto, è chiaro, dobbiamo concludere e muoverci probabilmente davanti in alcune situazioni. Questa era Zara a fine partita, Luca poi Francesco. Pescara non ha fatto gol, non ha creato neanche le premesse di fare gol, cioè tu vuoi anche perdere la Frosinone contro una squadra costruita per vincere, più forte, quello che vuoi, magari crei 10 occasioni, non li fai, loro sfruttano quelle che fanno e vincono, ma non così, senza mai dare l'impressione di poter far male, quella è la cosa. Francesco? Che è sempre molto preciso, puntuale, equilibrato, Zauri nelle interviste, questa volta evidentemente ha deciso, secondo me era consapevole di non dire diciamo la verità esatto. al 100% ed evidentemente ha ritenuto opportuno dare una giustificazione che secondo me non sta né in cielo né in terra, perché è vero che è tenuto il possesso palla, però il possesso palla se è fine a se stesso, ossia se non ti porta a nulla di concreto, allora ti devo dire non serve a nulla. La cosa inspiegabile è che Zauri non ce l'ha spiegata e non so chi ce lo potrà spiegare. Se c'è una spiegazione da poter dare a parole più che con i fatti, è come si passa da un periodo così luminoso nello spazio di una settimana e quindi poi le quattro partite a un periodo così, voglio dire, nero, diciamo nebuloso, chiamatelo come volete, a vedere in campo una squadra completamente, uno che deve giudicare il Pescara delle ultime quattro partite dice questo Pescara deve fare attenzione che i play-out li fa sicuri, di sicuro, attenzione agli ultime quattro partite. Il Pescara di prima aveva aperto all'ottimismo totale perché era una squadra in salute, giocava bene, vinceva le partite, dava segnali di crescita, ossia il Pescara in quel periodo non ha vinto rosicchiando su un gol oppure una partita che dovevi pareggiare, riesci a vincerla perché ti esce un gol così.
vinceva perché giocava bene. Questa squadra adesso è completamente Riccardo, diversa. Sorpreso da queste dichiarazioni? Ma guarda, un pochino sì. Perché molto. Perché abbiamo giocato bene? No. Il possesso palla, questo che lui lo mette come una cosa positiva, alla fine è stata una cosa negativa, perché abbiamo sempre tenuto la palla noi, ma come ha detto anche giustamente Luca prima, non abbiamo creato un'azione, abbiamo fatto un'azione alla fine su 90 minuti. E quindi io voglio dirti che voglio farti una cosa, maledico Guardiola e questo maledetto possesso palla, che tra l'altro le partite sono anche poco divertenti, perché sono partite lente, noiose. Cioè, la partita non ti vuoi, cioè, adesso la colpa è di Guardiola. No, devo dire di Guardiola. No, ma lui, ho capito che vuole dire. Gli dico subito, Guardiola aveva i giocatori per fare quello che lui voleva. Il Manchester City oggi è la squadra che gioca più in verticale, in profondità, come ha detto nei giorni scorsi Gianluca Galeone. Andare giù, la squadra meno uguale a quella di prima, il Manchester City è quella che gioca. Stavo appunto dicendo questo. Perché non hai giocatori per fare. Esatto. Stavo appunto dicendo questo, maledetto Guardiola con questo maledetto possesso palla. Ma l'ho capito il significato di quello che hai detto, è ovvio. Perché alla fine le partite tra l'altro sono abbastanza noiose, la partita non è stata bella. Però devo dirti che ad analizzare i 90 minuti, il Frosinone aveva qualcosa in più, noi siamo un po' tirati, c'è qualcosa che non è scattato. Ecco D'Angelo, quindi queste dichiarazioni ti hanno sorpreso, tu prima dicevi può darsi pure che lo abbia fatto per non creare ulteriori allarmismi, sì. Le tensioni interne alla squadra, secondo me lui è consapevole che la squadra non sta girando. Sta provando anche a fare qualcosa di diverso, ha provato a giocare senza punte, a giocare con Galano e con Machin, però secondo me stesso lui ha capito che forse non è questo il modulo giusto, ha bisogno di una boa lì davanti, sia Borriello sia Maniero, però ha bisogno. Certo è difficile trovare l'allenatore che dice a fine partita sì, non rifarei quelle scelte, esatto. Si parla dopo, esatto. Quindi, però sarebbe stato un bel gesto di umiltà anche, ho sbagliato, secondo me lo ha fatto solo per non dare male. Per non mi permetti di dire una cosa, lui dice che mancava la boa davanti, che può essere una soluzione, sì. Io credo anche che mancava il distributore di palloni dietro, perché non avevamo la persona che distribuiva. Però vi chiedo, Palmiero in panchina, cioè a 20 minuti alla fine, forse quello poteva essere buttato nella mischia. Allora questa è un'ipotesi che invece anche questa, infatti l'ultima giocherà, voglio dire, nel senso che se tu hai Palmiero almeno 20 minuti, secondo me un errore che gli possa imparare è quello, però per il resto no. Ragazzi, perché se siamo convinti che Zauri dopo nelle ultime quattro partite si è impazzito e comincia a cambiare la squadra. No, aspetta, ti voglio dire, sì. Siccome andiamo sempre su questo punto, che sta squadra non si capisce come. Io l'ho spiegato in questo modo, la squadra in questo momento non è quella di un mese e mezzo fa, ragazzi, perché è fatta di qualità, la partita di giocatori è fatta di qualità, se ti manca in questo momento, ripeto, mettere dentro una punta per forza che possa essere io o un altro è una fesseria, cioè se tu non ci credi, evidentemente la scelta in questo momento, l'allenatore sta sbagliando, perché prima funzionava, che ti devo dire, evidentemente adesso non funziona e l'abbiamo visto che non funziona. Se andiamo a vedere tra Brunori, Maniero e Borrelli, hanno segnato due gol, uno sul rigore e uno su azione, due gol. Sì, però qui evidente è un problema. Brunori, finalizzazione, si parla più di come benissimo, stare in campo. Però il fatto, allora, siccome io non credo che Zauri sia folle, sia pazzo. No, è stato un tentativo, nel senso che lui ha fatto diversi tentativi, all'inizio anche in maniera faticosa perché ci ha messo parecchio tempo, alla fine azzecca questa formula magica che risveglia la squadra e poi lo cambia all'improvviso e pazzo? Secondo me no, perché ci sono problemi grossi, per quello insisto, questa squadra va ritoccata e completata nel mercato di gennaio in maniera positiva, altrimenti se cominciamo, parliamo sempre da partite col Benevento. Lì la squadra per 4-5 partite, a parte quando aveva perso,
avevano la sua identità, giocava a Perugia, aveva giocato, no? Perdendo. Però adesso rischiare di creare nuovi, poi per l'amor di Dio è lui il responsabile. Io sono convinto che domenica giocherà con una punta. Con la prima. Però, ma sì, io più che allora l'errore è ancora più evidente. Poi vedremo domenica. Mi dovete scusare, è una questione di atteggiamento. Il giocatore è una vita che siamo, Totò poi è ancora prima di noi. Beh, certo. E quindi di giocatore ne conosciuti tanti vecchio. A tutti i livelli. Certe volte il giocatore, con determinati segnali che arrivano dall'allenatore, dall'allenamento, da determinate scelte, inconsciamente rende di meno, inconsciamente dice ma allora non si impegna, non che non si impegna. Ci lasciamo condizionare dal risultato? No, perché la prestazione non è stata positiva. Ma infatti io non, senso, infatti, no? Sì, ma infatti io non, il fatto che hai perso con il Frosinone, tra l'altro abbiamo detto lunedì scorso, occhio, Totò ci ha saluto qua, io ho detto occhio che incontriamo la squadra più in forma del momento, più del Benevento. Però non sembrava il primo tempo. Esatto. Quindi dire, andiamo a vederla, insomma, esatto. A prescindere dal risultato. Perfetto. Se noi dovessimo commentare solo il primo tempo, non mi hai detto Frosinone e la squadra... Benissimo, cioè, hai avuto, Frosinone non ha fatto nulla, tu hai tenuto più palla, però nemmeno tu sei andato mai a tentare, a provare di fare gol. Poi nel secondo tempo è andata come è andata, quindi c'è un momento di, come possiamo dire, di involuzione, secondo me determinate scelte condizionano. No, io ti sto dicendo, in questo momento la squadra non è in grado, per quello che vale, di sopperire a dei momenti difficili, perché quella partita sotto controllo è bastato un episodio, cioè Dionisi che fa in buca la palla, vai 1-0, la partita è finita, non è più, non è questione se c'avevi Maniero, se c'avevi Borrelli, sì. Se c'avevi tre punti, e non pensi, e non pensi non è che quello, questo momento, a me fa paura questo, io esatto. Questo voglio dire, ma perché altre volte sì, ma altre volte siamo andati sotto nel punteggio, sì. E la squadra esatto. Ha reagito, adesso se non riesci, bravo, se non reagisce Francesco, è ancora più pericoloso, esatto. Al di là delle scelte, mi preoccupo per quello. Sì, ovvio che quello è l'aspetto che preoccupa di più. Quando ci sono prestazioni negative aumenta, però manteniamo sempre l'equilibrio in giudizio, perché così come non dovevamo esaltarci dopo quattro sì. Infatti nessuno sta dicendo adesso, che Zauri non è buono, quei giocatori non sono buoni. No, stiamo analizzando tra l'altro quattro partite, non una. Nel calcio, con tutte le piazze, quando non arrivano i risultati, comincia il tormentone. Certo. Adesso Zauri è messo in discussione. No, ma sono i piccoli segnali di queste ultime quattro partite che lasciano, sollevano troppi dubbi. Ecco. Quindi vi chiedo, Zauri in discussione secondo voi? No, Luca? No, non diciamo i fessari. Per me non è in discussione quello a 25 minuti da qua, o in discussione Zauri. Possiate dire, Luca. Per me non lo so se è in discussione, ma se domenica facciamo gli scongiuri non dovesse andare bene col Trapani, non credo che passerà un bel Natale Zauri. E io spero che domenica il Pescara vince 3-0, ritrova la strada per una prestazione più che positiva, ma il trend dell'ultimo mese secondo me lo mette in discussione. Ecco, ma è il destino degli allenatori. Una prestazione, incoraggiante. Il Pescara segnali. Scusate, il Pescara segnali. No, però io dico il Pescara segnali. Ma come tutti gli allenatori, no? Esatto, ma lui ha parlato di prestazione. Benissimo, secondo me in questo momento la prestazione, determinati segnali sono più importanti di una vittoria magari risicata, giocando male. Certo, perché il Pescara segnali di progresso. Devo spiegare poi alla fine se perdi con il Trapani hai fatto una grande prestazione. No, se perdi non vuoi aver fatto una grande prestazione. Dai, su, beh, allora è il discorso difficile. Un altro, se si ha fiducia si va avanti a prescindere. Esatto, quello che come è ovvio. Ha fatto poi questa società con gli allenatori, non è una società che ha cambia tanto, sì, ma è ovvio, quello non il discorso, so se sia sbagliato, però è questo un po', no, è giusto. Il ma che fanno fino a un mese fa Zauri indovinato, l'albero di Natale è luminoso, esatto. Qua, il bravo che fa giocare Borrelli, stiamo giocando, stiamo sopperendo all'assenza di Palmiera, certo. Di Palmiero, le alternative di così, mo di colpo butti tutto a mare, ci mancherebbe una cosa, io credo che non è in discussione solo se c'è un'intesa tra lui e la società, in questo momento, come c'è stato finora,
su quello che bisogna fare, se c'è identità di vedute, su come sta attraversando, loro, al di là di quel dei moduli, perché i moduli sono un giochino che piace a noi, però voglio dire, se c'è questa intesa in cui la società, lui ha le idee chiare, cioè le espone per quelli che secondo lui sono i problemi, la società altrettanto, e allora sì che non c'è da mettere in discussione, però il problema, se basiamo solo sul risultato e sul modulo, vabbè, allora può succedere di tutto. Riccardo? Pensi che sia in discussione? Penso di sì, perché se le prossime... Sempre per risultati... Pensi che la società non abbia eccessiva fiducia? No, sicuramente la società è partita con questo progetto e lo vuole portare avanti, però la mancanza di gioco un po' mi spaventa, questo non tanto la mancanza di risultati, quanto la mancanza di gioco, perché è stata un'involuzione sul gioco. A me spaventa la mancanza di giocatori, ti ripeto, voglio insistere fino alla noia, non tanto di gioco quanto di giocatori, questo è da riequilibrare questa squadra, ok? Dopo che l'abbiamo visto, oramai sono quante giornate sono, sta per finire il giorno d'andata, vuol dire, almeno avere le idee su quello, al di là del gioco, insomma. Può essere che siano collegate. Però senza giocatori è difficile migliorare. Al di là di questo che dici Totò, che è giusto. Scusami Riccardo, stasera voglio provocare Totò. Ci sono squadre con giocatori anche qualitativamente meno validi dei nostri, e forse giocano anche meglio. Ma quali mi dici tu? Ad esempio il Venezia, l'ultima partita. Sì, il Venezia ha fatto una grande partita, però l'abbiamo vista una partita sola, voglio dire. Come organizzazione non parlo di risultati. Ma è lo stesso di quando abbiamo visto... Se il Palmiero sta lì bene, se il Borrelli torna in una condizione accettabile, non dico, non questo, cioè senza sminuire il discorso del mercato, perché quello è a prescindere. Però non per giustificare queste prestazioni ultime, cioè la squadra si è espressa bene perché questi giocatori davano un qualcosa, non è che questi giocatori sono impazziti e non riescono più a giocare, evidentemente qualcosa si è rotto, quindi anche da questi si può ottenere un qualcosa di più, questo voglio dire. Io sono scettico. Beh, ma l'abbiamo visto, l'abbiamo visto per quattro partite. Non l'abbiamo visto negli ultimi tempi, non le ultime, quindi se le hanno fatte quattro partite che non vediamo, evidentemente c'è il problema. Ma sono anche tante quattro buone prestazioni che non possono essere occasionali. Secondo me, il portiere, il Borrelli che ha cominciato... Così come sono diverse situazioni. Però tu a Empoli... Questa squadra gli avresti detto le stesse cose di oggi contro il Benevento, gli avresti detto. No, ma Benevento stiamo parlando quello è il top. No, Benevento è la cosa anche Cotisa. Tanto è vero che Benevento non ha perso più una partita. È stato un tempo male. Io quello che voglio dire, non fermiamoci alla partita col Benevento, secondo me questa squadra rispetto alla partita col Benevento ha molti problemi in più che vanno affrontati di comune accordo con l'allenatore, se resta, se Zauri, se un altro, con la società, ma questa squadra è da completare. Questo sicuramente, credo che il punto... Se invece ci illudiamo che all'improvviso con la bacchetta magica torna a pescare col Benevento, io non ci credo. Anzi, cancelliamo la prima partita, forse ci ha fatto male. Abbiamo giocato bene anche con l'Empoli, col Pisa, in casa. Credo che il punto fondamentale sia Palmiero, nel senso che la squadra è stata impostata per avere il Palmiero, con la sua assenza si è provato più soluzioni. Palmiero c'ha i tempi che Castros non c'ha, sono due giocatori diversi, ragazzi. Tra Palmiero e Castros sto dicendo esattamente questo. Con tutto il rispetto per Castros, che è un ottimo giocatore, però non c'entra niente con il Palmiero. Hai dei giocatori con caratteristiche diverse, quindi lui probabilmente cercando una soluzione per sopperire la mancanza di quello che era il suo distributore di gioco, e quindi chiaramente, giusto quello che dice Totò, sono con caratteristiche diverse, e lui sta cercando, ad esempio, quei due piccoli davanti, ha provato una soluzione che è andata male, ha naufragato. No, però una cosa scusa, vorrei aggiungere, ovviamente se tu continui a cambiare sempre rischi di andare in confusione, e allora per quello dico che il rimedio è comunque quello che si parlino allenatore, società, e decidere come intervenire per completare. Se sono d'accordo, questa squadra può migliorare. Tu pensi che sono d'accordo? Io credo di sì. Anche perché, scusami, questa squadra ha bene o male due giocatori per ruolo, in tutti i ruoli, tranne in quello di Palmiero. È l'unico che non ha il sostituto, perché nessuno ha le sue caratteristiche, e Mimusciai dietro le punte non è il suo ruolo. Secondo te chi ha sofferto di più, Galano o Macin? Tutte e due.
Tutte e due, più Mascini secondo me. Pure per me, più Mascini. Per me chi ha sofferto di più è stato Scognamiglia. Cioè, le partite ognuno le vede come i pari. Andiamo in... No, no, cerca di vedere... Andiamo, risposto alla mia domanda. Vediamo l'azione del primo gol. È giustificato perché ha risposto alla mia domanda, perché ho chiesto tra Galano e Mascini. Quindi... Va bene. Allora, andiamo in pubblicità. Andrea, ci sono novità dei posticipi? No, non ci sono novità, a Cagliari siamo all'intervallo, sempre Cagliari 1, Lazio 0, rete realizzata da Simeone in apertura, a Trapani, sempre Trapani 0, Pisa 2, siamo nella parte finale. Vogliamo del primo vedere tempo. La classifica aggiornata con questo parziale vantaggio del Pisa a Trapani, quindi un Trapani che arriverà anche col il Pisa è arrivato dente avvelenato, Pisa 23, il Trapani resta giù a quota 13, vabbè però manca ancora tanto, chissà. Andiamo in pubblicità e torno in studio. Tra poco ci collegheremo nuovamente col Temple Bar di Pescara. Tra poco. Se cerchi qualità, assortimento e il miglior prezzo, Notti d'Oro a Montesilvano. Oltre 1000 metri quadri di esposizione di materassi e biancheria per la casa. Esclusivista Blue Marine, Borbonese, Luigio, Bellora, Bossi, Fazzini. Somma, Piumini Down and Step, materassi Tempur, Dorelan, Simmons, Mistral, Pirelli, Permaflex e letti Bontempi. Notti d'Oro, vieni a trovarci a Montesilvano in Corso Umberto 271, telefono 085 44 58 973. Notti d'Oro, materassi e biancheria per sognare. Dal 1970 Time Rivestimenti offre con passione e professionalità finiture di interni, ristrutturazioni, adattamenti ed adeguamenti con la piena soddisfazione della clientela. Time Rivestimenti è da sempre specializzata nella fornitura di pavimenti, rivestimenti, controsoffitti e cartongesso, tendaggi, complementi d'arredo, finiture in genere e nella messa in opera dei materiali con personale altamente specializzato. Da quest'anno presentiamo anche l'outlet del pavimento, una novità unica nel settore, con vasto assortimento di pavimenti di ogni genere a prezzi di fabbrica. www.timerivestimenti.it. DZ Insurance Sport. Oltre 25 anni di esperienza nelle coperture assicurative nel mondo dello sport. Prodotti altamente mirati per atleti professionisti. Un team specializzato per ogni disciplina sportiva o di qualsiasi altro settore a livello internazionale. Questa è la DZ Insurance Sport. Zampa corta assicura lo sport. Salve, sono Emilio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel lontano 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emilio e del padre Emilio. Da quel momento, da 72 anni, la tradizione continua e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto la nostra impresa che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Emidio e Alfredo De Florentis, 085 66 021. Ti piace l'eleganza, ma non vuoi rinunciare alla comodità? Sei un tipo originale e cerchi un'auto da personalizzare? La concessionaria Fiat Danelli è quella che fa per te. Una ricca esposizione di modelli che spaziano dalla 500, 500X, Panda, Tipo ed il ritorno del mito, la nuova 124 Spider. E poi Lancia, Abarth e veicoli commerciali. Inoltre, la concessionaria Fiat Danelli vanta un'efficiente officina dotata di ricambi originali. La concessionaria Fiat Danelli ti aspetta in via Bovio 137 a Pescara, con ingresso in via Raffaello 30, aperti anche il sabato, mattino e pomeriggio. Torniamo in diretta, allora torniamo in regia da Andrea Costantini per notizie sui posticipi. Andrea?
Non ci sono ulteriori aggiornamenti, solo in Serie C vediamo una novità, non l'abbiamo fatto prima, con la Reggio Audaci in vantaggio sul Padova 1-0, rete di Carbo. Poi Enrico, quando vorrai, abbiamo ulteriori notizie che riguardano la defiscalizzazione, perché c'è stata anche una lettera inviata dal presidente della Lega di Serie B, Balata, quindi quando vogliamo poi possiamo vedere quelle che sono le sue dichiarazioni. Possiamo anche vederle subito. Okay. Allora ecco qui, questo è un estratto della lettera inviata dal presidente della Lega di Serie B, Balata, che in pratica dà solidarietà all'iniziativa del presidente della Lega Pro, Ghirelli, in considerazione, scrive Balata, dell'altrettanto importante ruolo sociale e formativo del campionato di Serie B, nonché atteso il comune fronte attivato nel senso di fissare regole certe e rigorose in fase di ammissione alle competizioni di controllo in corso di stagione, è interesse della Lega che presiedo prendere coscienza di iniziative aventi evidente carattere sistemico. E poi in basso, sempre in ulteriore passaggio, in proposito, conclude Balata, sono dunque a richiedere quanto utile a valutare il comune rilievo dell'iniziativa, ove volta a perseguire quegli obiettivi di sostenibilità, formazione e sviluppo infrastrutturale che caratterizzano la categoria. Nel frattempo, prima di ridare la linea allo studio, vi dico che il Trapani ha accorciatore distanza contro il Pisa, rete di Pettinari, a voi. Francesco, dimmi Francesco. Lo dico adesso sull'argomento, lo sciopero domenica, sabato e domenica si gioca regolarmente, mercoledì si incontrano con il ministro, ministro promette tutto a poi, va tranquillo, vabbè, facciamo qui, facciamo quell'altro, come andiamo bene. Quindi si gioca. Francesco Di Francesco, da TV6 dice che si gioca. Alla luce, bravo, ti incontro mercoledì, ma sì, promette il gol, facciamo quello, e poi non fanno problemi nostri. Intanto siamo in attesa di collegarci sempre con il Temple Bar, dove c'è Stefano Recanati, che in attesa dell'arrivo di qualche dirigente del Pescara dovrebbe arrivare Andrea Gessa. Insomma, Tonino D'Angelo, questo campionato Galeone lo ha definito schizofrenico, il percorso del Pescara. Come sempre la Serie B. Sì, però c'è posso spiegare in modo simpatico a Zauri, che ho sentito l'intervista di Zauri prima della partita di Frosinone, ha detto, non lo so che vuole dire Galeone, se viene e ce lo spiega, mister, te lo spiego io, così come fa, ha detto giustamente Galeone, una squadra che fa 4 gol al Benevento, una squadra che ha dimostrato di avere grandi risorse tecniche, tattiche, caratteriali e tutto il resto, e poi di colpo tutto il contrario. In sintesi e volgarmente è questo, è stato ancora più sintetico e bravo Galeone nel dire in quel modo, mica vuoi, ci vuole tanto qualcosa, a capirlo, mister. Totò e poi Tonino. No, perché è stato un po' polemico Zauri, se me lo viene a spiegare, che te lo viene a spiegare? Quello si riferiva, l'ha pure detto. Però anche detto, se lo ha detto un monumento come Galeone, sì, dobbiamo essere d'accordo. Ci mancherebbe altro, che vuole dire, è logico, no? No, ma però, che sia un campionato schizofrenico, cioè non è solo per il Pescara, eccetto il Benevento. Vediamo quello che sta succedendo. Io ero presente quando ha rilasciato quell'intervista a Galeone, quindi so pure quello che ha detto prima, durante e dopo. Per giustamente dice, no, per il campionato del Pescara la B è strana quest'anno, più del solito. È sempre stata così. Il Pescara si è adeguato. Sempre è stata così, secondo me, la B. Per cui, eccetto il Benevento, il resto sono tutte squadre che stanno... Antonio, hai capito che questa sera tu sei quello che sta non difendendo di più Zauri, stai capendo le sue... più o meno interpretando in base a quello che è stato il suo percorso in questa fase, perché il percorso suo, ecco, è stato... Ma ti preoccupa chiaro di più il fatto che si è perso un po' l'identità di squadra, sì, no? Questa è la prima cosa. O ti preoccupa questo mercato che deve... No, dare la possibilità di coprire quelle falle che si sono create. Credo che le due cose si combinino. Io spero appunto che, partendo da quella soluzione proprio in base alle caratteristiche dei giocatori, che ci ha dato grandi soddisfazioni a noi come all'allenatore, che si possa tornare ad avere delle certezze con dei ritocchi giusti che in questo momento mancano. Io questo la non mia è facile idea. Ritoccare questa squadra, sai perché mi permetto? Non tanto per l'attacco, però un attaccante, ma per esempio Palmiero, adesso se stava in panchina, quindi si suppone che la prossima partita forse sarà in grado di giocarla tutti, gli auguriamo la salute fino a giugno e per il ragazzo per i prossimi 20 anni. Ma come fai a mettere in organico un'alternativa a Palmiero?
La trovi. Brava, la trovi, prendi l'alternativa. L'alternativa viene qui, si siede in banchina perché poi Palmiero magari ti fa 20 partite. Scusami Francesco, dipende se come sta Palmiero. Io adesso Palmiero ancora lo rivediamo. Infatti ti ho detto una volta. È ovvio che è un problema, in questo momento è un problema questi Palmiero. Bisogna capire se può reggere, perché altrimenti io come vedo io Castros non è l'alternativa. Sì, ma infatti. Però sta giocando Castros. Chiaro. Il problema più grande è giusto, è sta facendo quello mercato, che può fare. Scusami, non è che sia trovare sul colpa di Castros. Può essere la colpa di Castros. Chi l'ha nominato? Appunto, il problema più dicendo, grande è trovare l'alternativa al Palmiero. Un giocatore con le caratteristiche tecniche e tattiche di Palmiero. Prima di tutto trovarlo, che poi viene qui con il rischio, come si diceva l'anno scorso, quando noi dicevamo un attaccante è qua che viene a pescare, però, gioca. Scusa me, la società è strutturata in questo modo, cioè due direttori sportivi, un presidente tecnico e un tecnico che in questo momento devono fare qualcosa nei limiti delle proprie possibilità, perché poi non è che Pescara è la Juve, voglio dire. Quindi, Riccardo? Trovare delle soluzioni che possano completare la squadra, insomma. Riccardo e poi Luca? Secondo me il problema è fare un modulo come se Palmiero ci fosse e non c'è, nel senso che se non c'è Palmiero, perché abbiamo messo Musciai a fare il Palmiero che non è il suo ruolo? Allora c'è da trovare forse un'alternativa di giocare in maniera diversa. Noi abbiamo anche comunque due ali. È stato Musciai, attenzione. Come? Finora chi l'ha fatto meglio nell'emergenza? Sì, è stato Musciai. Quindi voglio dire, non è mai stato dietro le punte in tutta la partita, ha fatto la mezz'ala. Io sto parlando, ha preso il posto regista. Di Palmiero prima, un'altra partita stai parlando di Palmiero. Ora mi metto allora, dietro le punte. Perché non insistere con questa soluzione di Musciai? Una domanda da fare a Zauri. Suggerisci questo eventualmente? Sì, nell'emergenza, nell'eventualità, fino a che non si trova. Sicuramente è importante. C'è anche Cisco, c'è Di Grazia, c'è anche giocatori non sono solo per Palmiero. Puoi giocare in maniera diversa. Dimmi, Tonino. Sì, ma le sorti del Pescara non possono essere date solo da un giocatore come Palmiero, con tutto il rispetto. Però per se non c'è l'alternativa a Palmiero, non è che se non manca Palmiero non facciamo punti e se c'è lui salviamo. Però se manca Palmiero, se manca il portiere, se manca il centrale, se manca pure qualcuno in difesa, perché pure là c'è qualche problemino. Io penso che a gennaio a vedere il primo gol c'è qualche problemino, voglio dire. Sì, evidentemente ci sono dei problemi che vanno affrontati. Portiere dal rientra adesso. Dalla società. Portiere rientra. Rientra. Qualcosina a gennaio faranno. Luca, però queste problematiche vengono a galla ovviamente dopo 4 partite. Nelle 4 partite precedenti, qual era stato il merito di Zauri e della squadra? Quella di vincere, ma più che non solo il risultato, ma come c'era arrivato il risultato, con una dimostrazione di forza e di qualità. E secondo me uno, quando parlavamo del fatto che Zauri fosse in discussione, è anche per la differenza di valutazione data in questa prima parte di stagione sull'organico tra lui e il presidente. Lui, presidente, dà una valutazione molto più alta di quella di Zauri. Secondo me lì che c'è un attrito. Però qui ci dobbiamo mettere d'accordo, non possiamo dare la valutazione diversa ogni 2-3 partite. Esatto. Diamo una valutazione, esatto. No? Però, questo obiettivo. C'è qualche granello di sabbia che andava ognuno di noi applicare gli ingranaggi dei rapporti. Quindi. Però non lo sappiamo, Luca. Non sappiamo il rapporto tra di loro. Perché ma la valutazione, però, se è una squadra che deve lottare per salvarsi, se deve fare un campionato onesto o se può ambire a qualcosa di più, ognuno di noi se la fa. Ma poi è lì che non ci riusciamo per questo andamento. È un Pescara bipolare, mi verrebbe da dire. Cioè, quando è dottor Jekyll è Mr. Hyde, dottor Jekyll ti fa impazzire e Mr. Hyde ti distrugge. Per me c'è assoluta assonanza tra il presidente e Zauri. Il problema è che sono venuti meno un po' il risultato del gioco per vari motivi, infortuni, e questo non è che ha intrinato il rapporto, però c'è un attimino di stallo, perché chiaramente il presidente si aspetta probabilmente di giocarsi la partita al di là dei giocatori che mancano, e lo sa anche lui, perché non è che non lo vede, lo sa. Però lui dice: caspita, ti ho dato un organico, a mio avviso anche bello, cioè manca il gioco, tutto qua.
non solo per Palmiero, allora, in generale, e mi aggiungo, c'è l'errore del difensore, l'errore del portiere, ci aggiungi l'errore del difensore, l'infortunio del difensore, anche centrale, Vetturini, posso completare questa cosa? Cioè, noi stiamo parlando di questa partita col Chiesa. No, parliamo delle ultime 4-5. No, io invece io ti voglio parlare di quella precedente, cioè col Venezia, il Venezia ha preso il Pescara a pallonata, sì, o no? Sì, sì. Per 80 minuti, certo. 90, evidentemente è un problema che esisteva a prescindere dalla persona del Modo. Sì. Io sto insistendo su questa cosa, questa squadra, noi dobbiamo dimenticare Benevento, tutto qua. Ma io Benevento, partiamo da quello. L'ho dimenticato. Benevento, fine. Oltre a Benevento ci sono state altre cose. No, a quel livello no. Io non sto pensando al livello del Benevento, ma sto pensando al livello delle altre partite. Io ti chiedo, perché dobbiamo dimenticarci una cosa bella? Perché non può essere replicata? Ma noi possiamo pensare quello che vogliamo, soprattutto in generale. Ma in generale, perché il lavoro lo devono dimenticare? Perché secondo me l'hanno dimenticato. Non possono tendere a ripetere quella prestazione. Ma perché evidentemente del materiale è quello. Se l'hanno fatto una volta, perché non lo possono rifare? Però possono rifare. Dunque Luciano Zauri, Totò, tu ricordi, è stato qui nostro ospite credo un mesetto fa, adesso non ricordo bene, e lui sosteneva che aveva trovato un po' il bandolo della matassa tra tanti tentativi, no? E alla fine ha ritenuto opportuno spingere su quello. Poi c'è stata la sosta e lì si è ricominciato un po' a zoppicare e adesso si è ritornati un po' all'inizio della stagione quando la squadra non aveva un'anima, non aveva un'identità. Adesso il lavoro è ancora più difficile rispetto alla prima crisi, lo chiedo a te Tonino, un po' a tutti. Adesso io penso che queste ultime... Cioè a livello tattico intendo, dare convinzione ai tuoi se è un problema secondo me modulo. Se è un problema mentale o di scelte di giocatori, allora... Come dice Totò, giustamente, è il fatto che il portiere ci è venuto a mancare ed è una pedina molto importante. È l'attaccante che ci manca, è Palmiero a centrocampo, via dicendo, per cui insomma... Però Zauri sotto questo aspetto è in sofferenza dall'inizio della stagione, sì, che deve... inventare qualcosa. Ma mancavano anche nelle partite, di quelle 3-4 partite dove il Pescara ha vinto e convinto. Palmiero non c'era. Questo vi dico, adesso è più difficile. Non possiamo utilizzarci su... Adesso è ovvio che è più difficile, perché adesso siamo andati in confusione, non rendi come prima e secondo me, perché prima non lo sapevi, adesso hai toccato con mano che questa squadra è stata capace, se Palmiero, Fiorillo e Tumminello non c'erano in quelle partite lì, datela a rivedere, non ho visto qualche cosa. Io sto dicendo un'altra cosa, il problema non è che non c'era, il problema è che non ci sono. Vuol dire, se non ci sono manco dopo, il problema grosso è questo. Sì, cioè, ma Pescara, hai giocato bene anche senza questi. Ma poi è un episodio, due partite, con l'Empoli hai giocato bene, poi dopodiché andiamo a analizzare. È stata quella striscia di 4 partite positive. Sicuramente, però sono 4 negative. Ma sicuramente a gennaio questa società qualcosa fa. Io ti sto dicendo che lo deve fare, non è che qualcosa fa, lo deve fare perché secondo me la squadra in questo momento è incompleta e ha dei problemi grossi, per cui costringi pure l'allenatore ad andare in confusione, perché quello sta succedendo. Qualcuno partirà, qualche bocciato. Ma certo, qualcuno partirà da riassestare lo anche perché c'è qualche scontento, no? Esatto, c'è anche qualcuno che era venuto per giocare. Ci sono quei 3-4 giocatori scontenti partiranno e sicuramente sul mercato si andrà, l'abbiamo detto anche nelle puntate precedenti, cioè l'attaccante serve, il sostituto di Palmiero serve e il terzino sinistro serve, su questi tre ruoli serve l'attaccante. Per quanto riguarda invece queste continue esclusioni, faccio i nomi ad esempio di Del Grosso, Bruno, elementi di esperienza, e anche questa è una difficoltà nella gestione dello spogliatoio. Beh, comunque è un dato di fatto che sono giocatori di esperienza e di peso che non trovano spazio a volte neanche nei convocati, che non creano un clima allegro all'interno dello spogliatoio, anche perché se ha il muso un ragazzo di 18 anni o c'è uno di 35 credo abbia un peso specifico nel tirarsi dietro il resto dello spogliatoio. Premesso che sono due giocatori da quello che mi dicono di grossa serietà, però probabilmente cambieranno, secondo me cambieranno Totò. Aria.
Zauri anche qui ha detto che io ho spogliatoio in mano, mi seguono anche chi non gioca. Il problema sai, Enrico, questo da me nel calcio succede così: quando le cose vanno male può succedere di tutto nello spogliatoio, quando le cose vanno bene non succede nulla. Certo. Cioè, chi manca il 38enne che sta in panchina tranquillo, l'ansia è quell'anima della squadra, poi però se le cose vanno male la situazione cambia. Però tornando al discorso di Luca, non sono elementi giovani, quindi sono elementi di esperienza, sono elementi... Sì, no, problema però, sicuramente sono utili, però in effetti sul piano tecnico se devi fare una scelta, se tu questa squadra la devi ritoccare, devi rinunciare a qualcuno, evidentemente la devi fare in quella direzione. Chi in questo momento ha dato poco, Del Grosso vedo che abbia fatto due partite. Beh, Del Grosso proprio ne ha fatta una, credo, a settembre. Voglio dire, sono Bruno, ne ha fatta uno o due, a Spezzoni. È ovvio, se vuoi riequilibrare l'organico devi anche considerare queste situazioni. Voglio dire, è facile privarsi di questi elementi, non facciamo un gioco di parole, cioè vengo è proprio facile, può avere... privarsi di questi elementi continuamente. Ma io finora vedo che non vengono utilizzati, non credo che abbiano forse anche in momenti di emergenza, voglio dire, esatto. Oramai sono fuori da, credo, dall'idea del progetto di Zauri, almeno so per l'emergenza può essere, però in questo momento non. Oh, invece Tonino, tu ovviamente sei uno che gira in città, segui i social, sai che per Zauri c'era un po' di scetticismo all'inizio, poi il tifoso può anche fare discorsi diversi, può esaltarsi, può deprimersi, e poi invece l'equilibrio dovrebbe regnare in maniera più costante. Però ecco, allo stato attuale ritieni che anche l'ambiente sia più preoccupato per la posizione di Zauri? Sì, l'ambiente lo vedo che un attimino è preoccupato per il fatto dell'allenatore, però sinceramente secondo me ci ha anche fatto vedere delle buone cose questo allenatore, poi scelto proprio dal presidente, dalla società, cioè è stato supportato anche all'inizio, per cui come dice Totò, se faranno qualche accorgimento, perché magari manca qualcosa, non è un allenatore tanto da... Poi tanto per cambiare l'allenatore che cosa fai? Tu hai visto anche in Serie A, prendi Grosso con tutto il rispetto, però poi cioè, non serve tanto per cambiare... No, c'è stata anche dopo la partita una riunione tra il presidente, i direttori. Sì, pare che ci sia in quattro decidono un po' le sorti, ancora, no? Esatto. Poi sì, è normale che deve esserci, certo, poi se il supporto dei risultati. Le prossime due partite, come diceva Luca, come dicevano le perdi, se due partite col Trapani e l'altra con il Livorno, allora cambia il discorso. Ce ne sono tre, Trapani a Livorno e poi il Chievo entro il 29 dicembre, tre partite. Queste tre partite di fine e poi la lunga sosta. Sicuramente si daranno il... Però, insomma, ha fatto vedere anche delle buone cose, Zauri. Che succede? No, il calcio, che se ne dicono, è legato ai risultati. Ci puoi parlare quello che vuoi, certo, però altro. Se poi alla fine non fai risultato, le parole sono parole, certo, ma tu è un allenatore di personalità. Tu che criticavi Pillon lo scorso anno, però almeno avevi risultati, no, con Pillon. Avanti, mo rispondo. Andiamo in pubblicità e poi ti lascio tempo di rispondere tra poco. Rispondo. Se cerchi qualità, assortimento e il miglior prezzo, Notti d'Oro a Montesilvano. Oltre 1000 metri quadri di esposizione di materassi e biancheria per la casa. Esclusivista Blue Marine, Borbonese, Luigio, Bellora, Bossi, Fazzini, Somma, Piumini Down and Step, Materassi Tempur, Dorelan, Simmons, Mistral, Pirelli, Permaflex e Letti Bontempi. Notti d'Oro, vieni a trovarci a Montesilvano in Corso Umberto 271, telefono 085 44 58 973. Notti d'Oro, materassi e biancheria per sognare. DZ Insurance Sport. Oltre 25 anni di esperienza nelle coperture assicurative nel mondo dello sport. Prodotti altamente mirati per atleti professionisti. Un team specializzato per ogni disciplina sportiva o di qualsiasi altro settore a livello internazionale. Questa è la DZ Insurance Sport.
Zampa Corta assicura lo sport. Salve, sono Emidio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel lontano 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emidio e del padre Emilio. Da quel momento, da 72 anni, la tradizione continua e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto la nostra impresa, che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Emidio e Alfredo De Florentis, 085 66 021. Ti piace l'eleganza, ma non vuoi rinunciare alla comodità? Sei un tipo originale e cerchi un'auto da personalizzare? La concessionaria Fiat Danelli è quella che fa per te. Una ricca esposizione di modelli che spaziano dalla 500, 500X, Panda, Tipo ed il ritorno del mito, la nuova 124 Spider. E poi Lancia, Abarth e veicoli commerciali. Inoltre, la concessionaria Fiat Danelli vanta un'efficiente officina dotata di ricambi originali. La concessionaria Fiat Danelli ti aspetta in via Bovio 137 a Pescara, con ingresso in via Raffaello 30, aperti anche il sabato, mattino e pomeriggio. Ristorante Il Borgo propone una cucina di alta qualità, puntando sull'innovazione e la ricerca del gusto per ogni piatto. Le specialità di carne, scelta nei migliori allevamenti italiani, sono preparate secondo le antiche tradizioni locali. Ristorante Il Borgo, uno squisito piacere. Strada provinciale per Adri, uscita A14, direzione Pineto. Dal 1970 Time Rivestimenti offre con passione e professionalità finiture di interni, ristrutturazioni, adattamenti ed adeguamenti con la piena soddisfazione della clientela. Time Rivestimenti è da sempre specializzata nella fornitura di pavimenti, rivestimenti, controsoffitti e cartongesso, tendaggi, complementi d'arredo, finiture in genere e nella messa in opera dei materiali con personale altamente specializzato. Da quest'anno presentiamo anche l'outlet del pavimento, una novità unica nel settore, con vasto assortimento di pavimenti di ogni genere a prezzi di fabbrica. www.timerivestimenti.it. Rientriamo in diretta, sono le 22:11 minuti. Allora, Andrea Costantini in regia, sempre gli aggiornamenti dai posticipi. Allora, Trapani si è iniziato a giocare da pochi minuti, circa la ripresa, sempre Trapani 1, Pisa 2, in Serie A Cagliari sempre avanti 1-0 sulla Lazio, in Serie C stesso punteggio 1-0 per la Reggio Audace sul Padova. Se vuoi Enrico, abbiamo una notizia di mercato, chiaramente in prossimità della riapertura della parentesi di gennaio, sui siti, questa notizia che riguarda due giocatori di proprietà del Pescara ma che ora sono in Serie C, Elisaldi al Catanzaro e Bunino al Padova, che secondo queste indiscrezioni sono prossimi a tornare appunto alla base, quindi al Pescara. Elisaldi magari per essere girato ad un'altra squadra di Serie C, Teramo punto di domanda, oppure per integrare la rosa della primavera di Le Grottaglie, e invece la punta, quindi Bunino, potrebbe andare in un'altra squadra, visto che a Padova è in ribasso nell'ultimo periodo. A te. Sì, grazie Andrea. Intanto vedo nel monitor di servizio che c'è il nostro Stefano Recanati fuori al Temple Bar, probabilmente è arrivato il team manager della Pescara Andrea Gessa, eccolo qui, lo possiamo anche far vedere in studio. Buonasera Stefano, ben rivisto al team manager Gessa, a te Stefano. In diretta. Bentornati qui dal Temple Bar, dove sta svolgendo la festa della voce dei pescaresi. Come hai detto tu Enrico, abbiamo insieme a noi il team manager del Pescara Andrea Gessa, a cui chiediamo subito un commento sulla gara giocata a Frosinone sabato e poi ve lo lasciamo per le domande da studio. Beh, innanzitutto saluto Enrico, saluto tutti gli amici di TV6. Buonasera Andrea. E niente, riguardo a Frosinone, insomma, credo che abbiamo visto tutti una partita che poteva andare meglio, doveva andare meglio, e in questo momento stiamo
concentrandoci per ritrovare le forze che insomma fino adesso abbiamo avuto, pertanto fiduciosi e con la voglia di riprenderci ciò che magari abbiamo lasciato a Frosinone. Ecco Andrea, dietro di te c'è un albero di Natale, e abbiamo proprio titolato questa sera "Non sfasciamo l'albero di Natale". Ti faccio solo una domanda, poi ti lascio agli altri amici in studio. Secondo te si tornerà a quel modulo dell'albero di Natale, anche se ovviamente è un aspetto che riguarda più l'allenatore Zauri? Certo, no, bellissimo la cosa che hai detto, è fantastico. La questione tattica non è affar mio, sicuramente il mister saprà quello che deve fare. Di certo è sotto l'occhio di tutti che con quel modulo la squadra ha sicuramente trovato una quadratura e sicuramente abbiamo visto il miglior calcio. Ora le scelte che ha fatto il mister Frosinone saranno dettate da alcune valutazioni e quindi siamo completamente fiduciosi che insomma lui possa avere in mano la situazione. Che bel compito che hai stasera, la possa riprendere, di rappresentare in grazie, la festa dei tifosi. Comunque qui ci sono gli amici in studio che intanto ti salutano, e c'è Riccardo Clinco che vuole subito chiederti qualcosa, perché poi alle domande più serie passiamo. Ciao. Da quest'altra parte, Riccardo. Ciao Andrea. proprio Clinco dovevate scegliere. Ciao Andrea, senti, Ciao. C'è un po' di preoccupazione da parte di Luciano? Ma sì, sicuramente, un ragazzo prima di tutto che ha a cuore la piazza, la città e sicuramente la squadra. In questo momento sente sicuramente una responsabilità, principalmente per poter riportare la squadra dove merita, è sicuramente un ragazzo che ha sensibilità e quindi sicuramente in questo momento la vive particolarmente con agitazione, però io credo anche che lui sappia che siamo tutti con lui e che insomma siamo vicini e siamo lì per dargli una mano, pertanto sono fiducioso che è solo stata una battuta d'arresto infelice che ci può stare, però adesso ripartiamo, ci rimbocchiamo le maniche come sempre abbiamo fatto e vogliamo lavorare per il bene di questa squadra e della città. Allora, intanto è al tuo fianco Marco Di Girolamo, tra poco ti faremo una domanda anche sulla festa della voce dei pescarisi. Domande flash e risposte flash, perché Gessa può stare pochi minuti. Luca Pennese. Ciao Andrea, visto che siamo in Ciao, tema, sotto l'albero di Natale non puoi scegliere entrambi, vuoi la vittoria o la prestazione contro il Trapani? No, io voglio la vittoria, io voglio sempre la vittoria. Io non ci credo alle cose. Per me in mezzo al campo bisogna andare per vincere e basta, non esistono altre situazioni. Io ho sempre vissuto così, è un po' la mia filosofia di vita, e io vado in campo per vincere, non faccio altri calcoli. Francesco Di Francesco. Ciao Andrea, ben rivisto e ben risentito. Senti, come te lo spieghi? Ciao Francesco. Il passaggio, ciao, da un Pescara brillante di poche settimane fa a un Pescara opaco nelle ultime, quantomeno nelle ultime 2-3 partite. Una differenza così abissale. Ma io non me lo spiego tanto, però penso che le attenuanti ci siano, magari alcune defezioni, alcuni infortunati di troppo, e quindi insomma tante cose bisogna anche pensare che appunto non è che il mister o magari chi fa queste scelte in generale lo fa perché è pazzo, ci sono delle motivazioni e quindi insomma ci rimettiamo alle sue decisioni e con fiducia, siamo nelle sue mani, non c'è altro modo di fare, lui l'allenatore, lui che decide, ci dobbiamo fidare, punto. Siamo per finire, Totò De Leonardis. Ciao Andrea, buonasera. Ciao Totò, buonasera. Ciao.
Vabbè, io faccio appello alla tua esperienza, soprattutto da calciatore. Questo è un momento difficile. Secondo te qual è il rischio che si corre in momenti come questo? Cioè un momento in cui non arrivano i risultati, c'è qualche incertezza anche su come giocare. Qual è il rischio maggiore da evitare in un momento come questo? Io mi viene da dire di non farsela sotto. Questo è quello da evitare. Ora abbiamo bisogno di questa città, sappiamo che cosa può spingere quella curva, sono qui anche per questo, perché abbiamo bisogno di loro più che mai e credo che insieme possiamo farcela, solo insieme possiamo farcela, quindi diamo coraggio a questi ragazzi, al mister, e diamo per l'ennesima volta chiediamo una mano a questi ragazzi che lassù in questa curva possono veramente dare la spinta in più. E per chiudere, a proposito di città, qui in studio abbiamo un imprenditore che conosci molto bene, Tonino D'Angelo di Notti d'Oro, che ovviamente vuole salutarti perché ciao Andrea, è un tuo amico. Ciao Tonino. Questo rapporto tra non partner, è un imprenditore, quello è un signore vero e proprio. Grazie Andrea. Quindi lui vi è sempre vicino, anche a livello non solo commerciale ma anche a livello affettivo. Ti chiedo, ma un dirigente come Gessa, che è stato anche un ex calciatore del Pescara, è sempre utile in una società? Assolutamente sì, e come sempre è sempre preciso, come stasera, nel fatto di non entrare in discorsi tecnici. Ecco la sua signorilità, ci mette la faccia, è uno che ne capisce di calcio e poi è molto corretto anche verso il proprio allenatore. Ti saluto Andrea. Grazie Tonino, grazie. Andrea, noi ti ringraziamo, ovviamente facciamo gli auguri. Fatemi dire due cose per questo compleanno bellissimo della voce, perché comunque sia sono qui per questo, e ringrazio in particolar modo Marco e tutti quanti, perché comunque sia con il loro invito mi hanno permesso di dire due parole, stare qui con voi, però di mettere la faccia con la mia presenza, perché a volte unire è importante. Io credo che siamo ancora troppo divisi e questo non fa bene a nessuno. A me piace poter pensare a un Pescara unito in tutte le sue componenti, la curva, la squadra, la società. Io penso che abbiamo un solo obiettivo, è il bene di questi colori, e io mi piacerebbe poter portare a termine questo sogno, e chiedo a Babbo Natale questo regalo. Grazie Andrea, allora facciamo concludere proprio a Marco Di Girolamo e anche all'altro Enrico, amico Feliciano Marcantonio, sì, che è lì a fianco. C'è Feliciano che vuole salutarti. Sì, sì. Ciao Enrico, un saluto Feliciano. Tutti gli ospiti lì in studio e tutti i telespettatori. Sono qui in questa meravigliosa serata organizzata da Marco, la voce dei pescaresi, la voce della curva, e diciamo non faccio altro che unirmi all'invito che ha fatto Gessa, che tutto il pubblico deve essere in questo momento in particolare unito, e quindi insieme con l'allenatore, con la squadra, la società e tutto il pubblico, secondo me veniamo fuori da questo momento diciamo un pochino che ci ha deluso la sconfitta di Frosinone, che non ci aspettavamo, però siamo coscienti che comunque questa squadra ha la possibilità di tirarsi subito fuori da questa situazione, e quindi di vivere dei momenti molto più belli che abbiamo sempre vissuto, e qui insieme a Marco, insieme a tutti i tifosi del Pescara, vogliamo continuare a condividere. Facciamo chiudere a Marco Di Girolamo, che ribadisce vietato mollare. Con Marco. Eccoci, innanzitutto vi aspetta Enrico, se no non ti sento. Tranquillo, allora, tranquillo Marco. Ci siamo. Tu ribadisci vietato mollare, Marco, bisogna dirlo a voce alta, no? Vietato mollare a voce altissima, cioè noi siamo i pescaresi, amico mio, cioè non si molle mai, mai. Ecco, comunque come un ringraziamento particolare. Come andrà avanti la serata? Ma tra un po', intanto stiamo ancora aspettando da mangiare, quindi mangeremo, dopodiché avremo qua un paio di tombolate con i premi messi a disposizione dai nostri sostenitori, diciamo, i nostri aiuti, e karaoke, insomma, così andiamo via dicendo.
Fate sentire sempre più forte la voce dei pescaresi, no? Esatto, la voce dei pescaresi, il quindicinale, ogni domenica che giochiamo in casa saremo presenti da tutte le parti. Mi ha portato la maglia Andrea, sta a posto. Ah, ecco, facciamola vedere. Sudata, però a voi vi piace sudare. Sì, c'è anche un di Memushai, la maglia che la maglia di sabato di Memushai. Solo capitano. Grazie Andrea. Ecco, l'ultima cosa volevo dire. Schifo, ma allora gli piace la maglia sudata e gliel'ho portata, capito? Con l'ultima cosa, Marco. Marco. Ospiti. No Marco, l'ultima cosa, perché oggi so che sei stato in comune perché c'è un'iniziativa di beneficenza proprio insieme agli amministratori comunali, no? Da parte vostra. Sì, come la voce dei pescaresi domani andremo in alcuni reparti un po' particolari, quindi pediatria, oncologia pediatrica, ematologia pediatrica, a fare il Babbo Natale, a portare qualche dono, qualche pensierino sia per i reparti che per i bambini e per i ragazzi che sono purtroppo ricoverati. Bene, grazie. Un attimo che c'è Gessa che voleva chiudere dicendo una cosa. Scusa Enrico. Dici. Allora, visto che mi ha ricordato ora Marco, domani siamo in pediatria, mercoledì mattina saremo di nuovo in pediatria per appunto dai prematuri, ma c'è una persona che purtroppo non c'è più. È un tifoso del Pescara che si chiama Cristian Lonero e non ce l'ha fatta. Io mi ero promesso di potergli regalare una vittoria, non ci siamo riusciti. È molto bello quello che dice, mandiamo insomma, un abbraccio alla famiglia di Cristian. So che veramente ci tenevano forte, non siamo riusciti a portare a termine questa missione e siamo vicini alla famiglia. Grazie Cristian per quello che ci ha insegnato. Grazie ciao. Andrea, grazie per queste belle parole, grazie a tutto lo staff della Voce dei Pescaresi, grazie a te Stefano per il collegamento, salutaci Felicia Marcantonio, salutaci tutti lì al Temple Bar, molto toccanti le parole di Andrea Gessa, ma non è la prima volta che il Pescara è sensibile sia all'iniziativa di beneficenza sia nello stare vicino alle famiglie di tifosi che sono stati colpiti da eventi sicuramente da dimenticare. Grazie Stefano, ringrazio anche la GT Fotovideo per questo collegamento. Grazie a voi. E ci sentiremo lunedì prossimo. Bene, siamo proprio in chiusura. Il fatto che Gessa dica ecco la città ci deve stare vicino, forse non è soltanto un discorso di circostanza, ma è proprio il motivo perché la squadra senza i suoi tifosi, come avviene un po' dovunque, non può andare avanti, no Luca? Sì, è un elemento importante, è il corollario di una prestazione. Non so quanto, io non ho mai giocato su un campo verde a quei livelli, non so quanto possa... Si vede anche. Ma credo che si faccia sentire la spinta della curva di uno stadio pieno. D'altronde serate come queste servono anche per avvicinare. A risollevare. Perché ce ne sono troppe di divisioni, ce ne sono state però troppe, speriamo che vengano sostenuta la squadra, certo. Superate. Cioè, sembra, scusate, che stia emergendo che la curva non so no. La curva ha sempre sostenuto la squadra. Forse manca, più tifosi. Vabbè, la ma squadra, lì come dice Totò dalla vita, lo zoccolo duro è quello. Ma lo zoccolo duro ha sempre stretto. Sostenuto la squadra. Certo. E i tifosi nostri sono stati sempre almeno 200-300 ovunque, almeno. Allora Andrea, siamo quasi in chiusura, ci vuoi dare gli aggiornamenti sui posticipi? Allora, 5 minuti dalla fine a Cagliari, sempre Cagliari in vantaggio 1-0 sulla Lazio, si sta giocando il secondo tempo a Trapani, sempre vantaggio del Pisa 2-1 al Provinciale, poi sempre 1-0 per la Reggio Audace in Serie C sul Padova, dunque non ci sono stati gol in questo periodo. A te. Francesco e Totò, cosa farà secondo voi Zauri per la partita di domenica, se giocherà domenica alle ore 15? Francesco. Cercherà, credo, di... scontato, di preparare il migliore dei modi, deve essere fortunato di vivere una settimana in assoluta tranquillità e la cosiddetta... Farà l'albero di Natale? Quello la penso, fare sta domanda? Penso proprio di sì, le ha provate tutte, torniamo all'antico recente, ecco.
riaccendiamo, rimontiamo l'albero. Penso che riproverà a montare l'albero, magari sostituendo un po' di rami secchi e qualcuno. Io mi aspetto che mi hai messo curiosità, ma quando dici rami secchi, a chi ti riferisci? Ma a quei giocatori che in questo momento non stanno dando il massimo, più o meno, l'ho già detto, non me ne far ripetere. Posso aggiungere che io mi auguro che una delle novità potrebbe essere Memmouchai, che visto l'assenza di Palmiero, se è assente ancora Palmiero, possa. E se gioca Palmiero? Se gioca Palmiero con Memmouchai accanto a lui, quindi l'altro da vedere pure. In clima natalizio sarebbe bello vincere 1-0, 2-0, anche 1-0 con un gol di Borrelli. Allora sì, sarebbe proprio il Natale. Però credo bisognerà vedere pure le condizioni di Melegoni, potrebbe anche essere lui la sorpresa in questo centrocampo, visto che ha ripreso con la primavera, è andato pure bene. Insomma, deve comunque rivitalizzare un po' una squadra che in questo momento è in enorme difficoltà. Allora, la presenza dell'imprenditore Antonio D'Angelo di Nottidoro è dovuta al fatto che noi l'abbiamo invitato quest'anno la prima volta prima della partita di Ascoli, sì, e lì che poi Pescara siamo andati a vincere. Era un momento un pochino, non te lo ricordare, come? Sì. Un momento un pochino, quindi tu devi ricaricare le batterie sia in questo infatti studio sia domani quando parteciperai alla festa di Natale di tutti gli sponsor e della squadra. Ma sono convinto, cosa che ti sentirai di dire a Zauri? Sono convinto che contro il Trapani faranno una bella prestazione. Sono proprio convinto che riprenderà un attimino. Tu sei un ottimista per natura, quindi sì, si uscirà anche dopo da la partita di Ascoli. Ti ricordi? Sì, era abbastanza. Non pensavo che facesse una brutta partita lì. E adesso penso che rimetterà Borrelli in avanti questa partita. Non lo so perché, penso questo, e magari anche giocherà uno tra Melegoni e Palmiero. Tu vuole fare una domanda a Clinco? Cosa volevi chiedere a Tonino? No, volendo fare una considerazione su quello che diceva. Ah, posso? Pensavo volevo fare una no, domanda. No, no, io volevo dire che secondo me uno tra Machine e Machine Galano riposa. Uno tra Machine e Galano. Galano riposa. No. Difficile. Su, se lo dico e tu, secondo me, se si rientra Palmiero può anche questo essere. Siamo che tutti d'accordo. L'unica cosa che non farà è non far secondo giocare. Secondo me, poi punti, secondo ragione me, io te lo dico. Se gioca Palmiero che può giocare anche con due punti. Giocherà con Borrelli. Vedrai. Quindi andrà fuori, ripeti? Potrebbe essere che Machine, in questo caso dei due, secondo me potrebbe stare in panchina. Vedrai se. No, ma questo tu vedrai. Diglielo che non possiamo fare un'altra mezz'ora di trasmissione, quindi ripetilo. No, non lo ripetere, fermati. Ripetilo. Io mi assumo, ho detto sì, che sì. Se rientra Palmiero potrebbe perdere il posto o Machine o Galano, dei due Machine. No. Parte in panchina. Machine? Sì. È una dei migliori giocatori della Serie B, Machine. Ma nessuno lo discute. Non può rischiare la cosa. Senti Tonino, quando ci risentiremo la prossima volta, dove pensi starà il Pescara? Ma starà lottando sempre per i playoff, sarà una costante salire e scendere, tanto è un campionato, questo eccetto il Benevento, le altre giocano due partite buone e altre due scendono, per cui sarà così fino a marzo-aprile. Perché oggi il tifoso è preoccupato, vede la zona playout a due punti, però la zona anche playoff lì, è a due punti. Ecco, quindi per cui sarà un sali scendi, un Pordenone sì, una bella squadra però. Non lo so, penso quindi che potremo continuare a vivere delle notti d'oro. Speriamo. Andrea, ti salutiamo dalla regia, non è successo nulla. Allora no, è successo qualcosa ora perché il Pisa ha triplicato poco fa, il Trapani ha seriamente sfiorato il pareggio e ora invece la squadra di Luca D'Angelo ha colpito, dunque Trapani 1 Pisa 3, gara ipotecata per la squadra di Luca D'Angelo. Dunque noi adesso salutiamo gli ospiti e poi in conclusione trasmetteremo un servizio dalla taverna fiorita di Ubaldo Patriarca. Ringrazio Francesco Di Francesco, Riccardo Clinco, Luca Pennese, Antonio D'Angelo e Totò De Leonardis. Ovviamente con loro ci rivedremo nelle prossime puntate a D'Angelo. Ah, lunedì prossimo non ci sarai. Devo fare adesso perché devo buon Natale a tutti. Dai nipotini. Va bene, sei giustificato. Pescara deve sfruttare il calendario e ci farà trascorrere, calcisticamente parlando, un bel Natale. Poi c'ho un altro calcio biancorosso da. E ne parlerai domani sera. Buon Natale a tutti. Buon Natale. Auguri a tutti. Buon Natale Luca. Gli auguri li facciamo, però lunedì prossimo tu sarai col pensiero con noi, no? Lunedì prossimo non solo il pensiero, ma andrà su YouTube. Sì. Mi faccio spiegare da Andrea. Allora, grazie a Laura Svennato, a Maurizio De Guin Regia, Andrea Costantini alla GT Fotovideo, il servizio di Taverna Fiorita. Noi ci rivedremo lunedì prossimo, sempre alle ore 21.
Siamo con Ubaldo Patriarca, noto ristoratore di Pescara, grande sportivo, amante del Pescara Calcio. Come stai andando questa stagione sportiva? Ti stai divertendo? Diciamo che ci divertiamo abbastanza bene, siamo anche orgogliosi che il mister sta portando dei risultati ottimi, anche se inizialmente ha toppato leggermente, però vedo che ci sta una bellissima squadra e abbiamo degli ottimi giocatori abbastanza giovani pure, quindi potremmo fare o quantomeno finire il campionato dignitosamente in un modo eccezionale, sperando che prosegui così. Da grande ristoratore, come abbiamo detto, di Pescara, hai visto passare nei tuoi ristoranti tanti giocatori, tanti dirigenti, allenatori della Pescara Calcio dei tempi passati. Ecco, con chi hai legato di più e chi ti è rimasto più nel cuore? Diciamo che ho legato quasi con tutti, di più con Andrea Camprone di Pescara, Rocco Pagano, il mister Galeone, che è una persona indimenticabile per quello che ha fatto a Pescara e per la persona che è, Vincenzo Marinelli. Sono venuti in tanti a trovarmi nel ristorante e sono orgoglioso di questo. Comunque io li ammiro tutti, Gasperini senza dimenticare lui, Leo Junior che è stato cliente mio per parecchie volte, diciamo un po' tutti. Nel cuore Rocco Pagano, dico nel cuore non perché voglio denigrare gli altri, sono personaggi che io ho seguito più da vicino e quindi automaticamente magari ci fossero ancora loro per cercare di portare avanti questo Pescara.